Il caso Mirella Franco Grigiotti. Non so se riuscirò a ben descrivere i fatti che mi sono accaduti, uno il 23 novembre scorso a Tarquinia e l'altro a Roma, questa mattina di oggi 29 marzo. Evitai di annotare quel fatto accaduto a Tarquinia il 23 novembre, perché essendo stato il primo isolato e occasionale, lo ritenni un effetto del mio subconsciente e o del mio sistema nervoso. Pertanto lo archiviai nella memoria come tale, attribuendogli poca importanza, ma essendosi ripetuto questa mattina con maggiore intensità e più ricco di particolari e di cose importanti, direi eccezionali, non posso esimermi dalla raccontarli entrambi. A Tarquinia, il 23 novembre, 9 mese dalla dipartita di Mirella Brunori, moglie di Franco Grigiotti, alle 7:30 in punto di mattina, ora in cui Mirella trapassò il 23 febbraio 1997, mentre stavo tranquillamente pregando, sentii letteralmente entrare dentro di me con maggiore intensità del solito il suo spirito. Il mio corpo incominciò a tremare, vibrazioni, con movimenti convulsivi e attraversato da brividi, che brividi proprio non erano, ma più paragonabili a scariche elettriche, tanto da far tremare il letto. Provai gioia e spavento allo stesso tempo, anche perché non avevo mai provato reazioni del genere, tanto da dire a Mirella, poiché a quel punto avevo capito che non poteva essere che lei, io sono pronto a venire con te, se questo è il mio momento, ma se ciò non fosse, ti prego di allentare, se possibile, il tuo abbraccio. A poco riuscimmo a calmarci e memorizzai il fatto senza evidenziarlo per scritto, ritenendolo erroneamente un fatto di natura emotiva o nervosa, comunque isolato. Questa mattina invece alle 5 era già più di mezz'ora che ero sveglio e meditavo sull'amore per Gesù e per la Madonna Santissimi, e di ciò ne gioivo per la loro presenza spirituale, quando mi succede quanto segue. Al termine della meditazione è stato per me ovvio e spontaneo, direi conseguenziale, rivolgere il mio pensiero al mio amore. Questo non si è fatto pregare 2 volte e si è ripetuto lo stesso fenomeno di Tarquinia con maggiore intensità e con particolari sconvolgenti che subito descrivo. Prima però mi preme fare presenti che il fatto di Tarquinia era del tutto dimenticato, o perlomeno in quel momento non ci pensavo minimamente. Oltre ai movimenti convulsivi e alle scariche energetiche, ella, Mirella, mi parlava attraverso me. A voce mi diceva cose meravigliose e sconcertanti, dicendo che in quel momento stava avvenendo la fusione dei nostri spiriti, cosa, afferma lei, che avverrà spesso e poi definitivamente. Le parole che io pronunciavo le udivo e capivo per la prima volta, perché da me non pensate. Capii che era lei a elaborare il pensiero e poi lo esternava usando le mie corde vocali e la mia voce. Sentivo il mio corpo non appartenermi più. A un tratto mi sentivo un po' Franco e subito dopo Mirella. Ho avuto la certezza che io non ci fossi più, ero diventato Mirella, pensavo quasi di impazzire, ero combattuto tra la gioia e il terrore per quello che mi stava accadendo, quello che io stesso avevo chiesto che avvenisse subito dopo la sua dipartita, desideravo che ciò avvenisse, ma senza sapere come. Il fenomeno, non so come chiamarlo, dopo alcuni minuti ha avuto termine, ma ho continuato a sentire fortissimi la sua presenza e il suo profumo, che in questi giorni, 27, 28, 29, convegno del convivio di Roma, ho avvertito con maggiore frequenza e intensità.